Allora, facciamo una cosa, usiamo uno che provoca. Subito, Cavicchi. Cavicchi, 5 minuti, Io sono venuto qui perché sono rimasto colpito dai titoli. Non è consueto mettere insieme i medici. Mettere insieme i medici è un'impresa difficile. Non è consueto mettere insieme i medici per un progetto, e mi ha colpito anche quest'altro titolo: i medici per una buona sanità. Vuol dire che i medici sono una condizione per la buona sanità. Allora, adesso abbiamo sentito un documento molto articolato, dove c'è tutto la cosa importante. Però di questo documento che cosa mi colpisce, Amedeo? Prima di tutto mi colpisce la focalizzazione, diciamo, delle difficoltà. Oggi la professione medica si trova in difficoltà nei confronti dei problemi del limite economico, si trova in difficoltà nei confronti di una società civile che è cambiata, e ci sono stati degli accenni importanti, si trova in difficoltà in casa, cambiano le professioni e i rischi di conflitti interprofessionali sono molto forti. Come uscirne? E l'idea è uscirne con un progetto. Questo documento è il progetto? Secondo me questo documento contiene tutte le premesse per un progetto. Che cos'è che mi ha colpito del documento? Una grande rivendicazione di autonomia. Forse è la parola più usata nel documento. La novità che io vedo e apprezzo è che è una rivendicazione che viene, tra virgolette, proposta in cambio di un'altra cosa. E questa cosa è la responsabilità. Oggi al centro abbiamo un'idea di progetto che punta ad uno scambio nuovo tra autonomia e responsabilità. È un modo per uscire dall'impasse nel quale noi ci troviamo, e lo trovo davvero molto intelligente, perché prenderla da tre parti è davvero, tra virgolette, pericoloso, si rischia il logoramento. Poi ovviamente c'è tutta una parte, come dire, che ripropone le grandi tematiche correnti, dal risk management all'appropriatezza, all'integrazione ospedale-territorio, che sono parti che ovviamente devono essere contenute. Però al centro io vedo questo: noi chiediamo più autonomia, vi diamo più responsabilità. Aggiungo solo una condizione io: per fare questo scambio la responsabilità bisogna misurarla. Noi dobbiamo accettare la sfida di verificare gli outcome e di verificare gli esiti. Solo a questa condizione ce la faremo. Grazie. Grazie. Aldo. Aldo Ancona. Per noi grandissimo direttore di Agenzia Nazionale dei Servizi, sempre disponibile, preparato, pronto, attento, e di questo ti ringraziamo, perché ci ha aiutato veramente tantissimo e ci aiuti veramente tantissimo, e sono sicuro che ci aiuterai ancora in futuro tantissimo. Ti convince la valutazione di mi convince di Cavicchi? Mi convince molto. Io vorrei aggiungere una cosa: mi sembra un modo importante, significativo, di affacciarsi ai 30 anni della riforma sanitaria. Si è discusso molto di come celebrare il trentennale, di cosa. Qui in questo documento c'è da una parte il tagliando di cui parlava il sottosegretario Roccella, c'è in qualche modo un check-up di quali sono i problemi. Ci sono dei progetti, ci sono delle risposte, delle proposte, e come dice Cavicchi c'è un progetto, e questo mi sembra importante, che la categoria professionale più importante della sanità, diciamo tranquillamente, si sia posta il problema di capire come questo sistema possa andare avanti dopo un'evoluzione di 30 anni che ha visto prima, all'inizio del documento si parlava delle parole d'ordine, unitarietà. È stato gli anni 80 sono stati gli anni del consolidamento dell'unitarietà del sistema. Poi c'è stato il problema della solidità finanziaria, gli anni 90 hanno portato ai problemi economici, all'efficienza del sistema, alle aziende sanitarie e così via. Ora è il problema dello sviluppo della qualità.
e del rapporto con i cittadini, perché attenzione, il rapporto dei cittadini continua a essere uno dei temi più delicati, più difficili, più critici del sistema sanitario. Il mondo delle aziende non è fatto bene per avere rapporti positivi con le aziende, col cittadino, e il rapporto col cittadino passa soprattutto dai professionisti che lavorano nell'impatto con la domanda. Capacità di mediare, di governare la domanda, di interpretare, di non assecondare la domanda. Mi è piaciuto il richiamo costante all'appropriatezza, al ruolo professionale dell'appropriatezza. Chi lavora nei sistemi di controllo, nei sistemi di programmazione sanitaria, sa quanto è difficile far circolare, far affermare questo tema dell'appropriatezza, anche con i professionisti, che spesso sono vittima e ostaggi della domanda a ruota libera che viene dal territorio. Però la responsabilità si misura anche in quello, come diceva Iva. Quindi, al di là dei singoli punti su cui si potrebbe discutere, ci sono spunti interessantissimi sulla valutazione, sul rapporto professionale, il non pagare il medico in relazione alle prestazioni, a non pagare, perché il problema che è emerso a Milano, il problema è quello. Io ho sempre avuto paura quando si voleva trasformare il budget anche nelle strutture pubbliche come forma di incentivazione, perché questo incentiva a aumentare i ricavi in forma anche in qualche modo non corretta. Allora, questi sono spunti importanti. A me interessa sottolineare soltanto l'aspetto complessivo. È un documento che ha tutto. Forse si commentava c'è qualcosa che manca sulla libera professione, ma ha tutto, ed è un documento che, dato alle istituzioni che oggi governano questo paese in modo anche conflittuale come regioni e governo, può portare a avviare questa nuova fase del sistema dopo 30 anni di vita. Grazie Aldo, grazie. Sempre molto puntuale. Ignazio Marino. Allora, cosa ne dici? Faccio manca un po' la bioetica, ma volutamente. No, è un appuntamento che abbiamo a ottobre. La bioetica, io ho colto il richiamo che è stato, mi sembra molto chiaro, c'è un paragrafo in cui dice che il codice deontologico dei medici è un punto di riferimento, e credo che questo sia assolutamente condivisibile. Io penso, a me quello che ha colpito di più di questo documento, che secondo me è straordinario, è veramente, ci sono forse alcuni punti in più che possono essere toccati, ma è un documento molto molto ben meditato, molto ben scritto. A me mi ha colpito molto che in vari paragrafi, in vari capitoli è trattato il tema di una agenzia terza, di una valutazione terza, cioè la volontà proprio di entrare in un percorso nuovo nel quale io credo moltissimo, quello della valutazione, della verifica, delle decisioni prese sulle valutazioni e sulle verifiche dei risultati. Credo che questo sia davvero un modo di vedere molto molto moderno, e insomma ne sono davvero molto felice. Poi anche lo spunto, secondo me molto importante, di prendere atto che è necessario, è proprio detto con queste parole, una grande opera di ammodernamento delle nostre strutture. Credo che sia assolutamente importantissimo, come è importante anche una valutazione, tanti di noi lo hanno detto in questi ultimi mesi, anche diciamo in questi ultimi anni, una modifica delle regole per la nomina dei direttori generali, per restituire appunto più responsabilità, più presenza, più controllo di quello che facciamo ai medici, che poi sono le persone che devono prendere le decisioni al letto del malato, e quindi devono avere anche una voce in capitolo nelle decisioni amministrative, nell'organizzazione dell'ospedale. Penso anche a nuove forse regole per la nomina dei primari e delle figure apicali, oltre che dei capi di dipartimento. Ma mi sembra un documento molto, molto ben scritto, e credo che sia un ottimo punto di partenza per un lavoro largamente condiviso. Sono davvero felice di averlo ascoltato questa mattina e grazie per avermi invitato. Grazie Ignazio, grazie. Nerina Dirindin, ci conosciamo da tanto tempo. Nerina passa per essere un assessore un po' duro con i medici, è vero Nerina? Così dico.
dicono. Così dicono, ma è così? Cosa ne pensi di queste cose che hai ascoltato? Intanto grazie per l'invito e per questa straordinaria occasione, per quello che ho potuto vedere questa mattina e ho saputo di ieri, di ritrovarvi tutti assieme e di fare una proposta così completa. Provo ad aggiungere due cose a quello che avete detto. Mi sembra che il documento sia un documento che contiene tutti i problemi più importanti. Io voglio ne sottolinearne due. Uno riguarda il management nella sanità e voi avete sottolineato alcuni aspetti importanti che riguarda la selezione. Io non entro nel merito della selezione, perché prima ancora dei criteri con i quali si scelgono i direttori generali o gli apicali dentro gli ospedali, credo che dobbiamo insieme riflettere sul fatto che in Italia non c'è mai stata e non c'è ancora, lo dico purtroppo con grande amarezza e con senso di responsabilità, una scuola per formare i manager della sanità. Allora, prima ancora di fare dei criteri per sceglierli, dobbiamo creare un gruppo di persone dal quale fare le scelte, perché altrimenti rischiamo di scegliere con criteri perfetti fra persone che non hanno adeguata preparazione. E non dico preparazione soltanto di management, ma di management dentro una sanità pubblica come quella che fortunatamente abbiamo in Italia. E questa è la cosa difficile. Su questo abbiamo tentato tante volte di lavorare, ci ha tentato il Ministero, hanno provato a fare qualcosa le regioni, ma siamo stati, lo diciamo con senso di responsabilità, io anche per la mia esperienza precedente, anche le università, il mondo attento alla sanità non è stato capace di fare questo. Se anche da questa assemblea, da questo progetto che voi state proponendo, viene una forte richiesta affinché si faccia una grande scuola di management per le aziende sanitarie, credo che potremmo pensare fra 10 anni di poter avere davvero una grande qualità di direzione che ancora purtroppo in gran parte ci manca, non dappertutto, qualche regione ha lavorato seriamente, ma purtroppo abbiamo ancora grandi difficoltà. Abbiamo grandi difficoltà nelle regioni come quella che io qui rappresento, una regione che deve recuperare ritardi, e la Sardegna che deve recuperare, che sta recuperando ritardi, ma rispetto alle quali il non avere una classe dirigente preparata rende ancora più difficile il lavoro che invece dentro le strutture sanitarie spesso si trova la disponibilità a fare. E il secondo aspetto che voglio ricordare, che voi avete precisato, mi permetto, anche per la battuta che ha fatto Amedeo, che mi permetto di ricordare, è che la sanità sta attraversando, come sempre, una grande fase di trasformazione, ma un momento di grande criticità, per le ragioni che tutti voi sapete, che anche questi giorni sono state al centro dell'attenzione, in particolare da un lato per la maggiore attenzione che hanno i cittadini nei confronti delle risposte che ricevono e dall'altro dalla pressione che c'è ad aprire un contenzioso, anche purtroppo frutto delle pressioni delle avvocature, questo è il vero problema. Io credo che le proposte che voi avete fatto devono essere valutate molto attentamente, ma ce n'è una che avete fatto e che io mi permetto di sottolineare. Questo problema ritengo che possa trovare una risposta importante, non decisiva, ma importante, nella capacità che tutti noi dobbiamo cercare di recuperare, di avere un rapporto, una relazione umana fra il professionista e fra il medico e il paziente. Io sono convinta che questo risolve gran parte dei problemi e lo dico perché quotidianamente nel mio ruolo in questo momento ricevo persone che mi chiedono di metterle in contatto con i medici dai quali ritengono di non essere stati, aver trovato la risposta adeguata. E il più delle volte l'utente dice: se almeno mi avesse detto una parola per farmi capire che cosa stava facendo, oppure se almeno con grande rispetto e con grande apprezzamento Amedeo l'ha fatto, se almeno avesse chiesto scusa per la disattenzione, la fretta, le difficoltà che inevitabilmente la professione si trova ad avere quando lavora in condizioni difficili, se almeno mi avesse detto una parola gentile forse io non avrei incominciato una procedura che è rischiosissima e che noi cerchiamo di bloccare perché rischia di mettere in difficoltà l'intero sistema. Quindi su questo dobbiamo lavorare affinché
anziché appunto lavorare a cottimo, si diceva così una volta, si chiamava cottimo, anziché lavorare a cottimo magari ci sia un po' più di tempo, ma un po' più di tempo soprattutto per mettere il paziente in condizione di capire che ci stiamo occupando di lui e che anche il medico è in grado di accogliere le sue difficoltà, il suo bisogno di rassicurazione anche con delle parole che non sono da un professionista di altissimo livello tecnologico, perché non è quello che basta, ma che sono di attenzione al paziente. Io credo veramente che su questo dobbiamo lavorare insieme e su questo, se riuscissimo a fare qualche alleanza concreta, forse avremmo in parte risolto quel problema che sempre più grande diventerà. Allora Neri, ma allora ci vuoi bene, non è vero? Che... Allora ci vuoi bene. Il mio addetto stampa dice che vi adoro. Bisognerebbe conoscere il suo addetto stampa. Professor Guzzanti, grazie a te. Professor Guzzanti, prima lei? Vuol chiudere? Facciamo. Abbiamo due ex ministri, vediamo come vieni, Livia. Allora, hai sentito, hai ascoltato, come sempre sei stata attenta, puntuale, hai preso appunti. Cosa ne pensi? Ho molto condiviso l'emozione di Amedeo Bianco. E quello che mi ha colpito di più è stata la foto di gruppo, vedervi tutti insieme. E in ciò che ho imparato nei due anni che ho avuto modo di seguirvi, ciò che mi ha colpito è stato proprio qui, il risultato di oggi, il fatto di vedere questa foto di gruppo, perché dietro c'è una pratica, c'è un lavoro, c'è il superamento di egoismi, di contrapposizioni, di logiche categoriali, c'è il senso della squadra e io credo che quella foto di gruppo è ciò che rende molto credibile questo straordinario documento, perché a volte ci sono leggi importanti, documenti importanti che poi però restano lettera morta. Quindi è importante capire che cosa rende credibile una proposta di legge, che cosa rende credibile un documento. Io credo che questo vostro documento sia straordinariamente importante per i contenuti, ma soprattutto per la pratica che lo sostiene, questa alleanza e questa squadra. Credo che questa sia davvero una cosa straordinaria. Io l'ho vissuta così. E, ovviamente questo documento chiede a ciascuno di dare il meglio di sé, di esercitare la propria responsabilità. E, chiede alla politica di fare la sua parte. Io colgo questa occasione, vi ringrazio di questa occasione per dire che ho imparato che un bene prezioso come la sanità richiede che ci sia davvero uno spirito di squadra, che si vada oltre le logiche di contrapposizione partitica e di schieramento. Ignazio testimonia, insomma, nella precedente legislatura tante leggi sono state approvate con voto unanime. Per quanto mi riguarda, questo sarà lo spirito con cui lavorerò in Parlamento. Sarò molto contenta di poter dare un contributo in positivo. Credo che questo vostro documento sia importante anche per sollecitare la politica a dare un contributo in positivo. E mi auguro che su alcuni temi cruciali, per esempio quello del rapporto tra politica e professione medica, quello dell'autonomia della professione medica, la lotta alla cattiva gestione in sanità, ne parlo perché questo è sicuramente stato, per quanto mi riguarda, uno degli insuccessi, perché quel provvedimento che avevamo iniziato, il collegato alla finanziaria, non è andato avanti, ma non è andato avanti non solo per cattiva volontà. Che su questo punto, ecco, su cui tanto si è parlato anche alla vigilia della campagna elettorale, si possa trovare un accordo. E credo che il vostro documento sia importante proprio per questo, perché ci sollecita sul piano dell'azione politica a trovare degli accordi, a dare delle risposte in positivo, e credo che sarà importante appunto nel gioco delle reciproche responsabilità che voi ci misuriate tutti, anche chi è all'opposizione, nella capacità di dare risposte positive. Grazie davvero di cuore. Grazie a te Livia, grazie. Eolo, che dici? Ho da dire. Hai da dire,
Abbiamo studiato bene, siamo stati bravi. Guarda, questo è un programma per il futuro. Però do ragione al Turco. E sai, bisogna in queste cose adesso mettersi a fare. Primo, io ho detto mille volte alla Camera che la salute non è di destra, di sinistra, di centro, perché il tumore che ha ucciso, io dissi proprio, il tumore che ha ucciso mia moglie, non sono riuscito a collocarlo a destra, a sinistra, al centro. E qui ci vuole un'educazione per quello. Bisogna parlare dei medici. Secondo me la maggioranza, sì, abbiamo dei problemi. Cioè, abbiamo tanti laureati in medicina, medici non morti. E questo è un problema che dobbiamo porci, ma poi lo dirò adesso alla fine. Io voglio dire, no, non dico perché sono genovese, ma i medici sono i peggio pagati d'Europa. I peggio pagati d'Europa. Perché vorrei che fossero pagati come gli altri? Perché vorrei ogni 3 anni la valutazione del grado di professionalità. Non si può vivere senza la valutazione della professionalità, però bisogna pagare. Terzo, faccio svelto, l'università. Bisogna aprire il capitolo dell'università. È un problema enorme, più enorme di quanto si potrebbe dire nella lingua italiana. O l'affrontiamo o qui siamo dei succubi, tra università, tra i direttori generali, tra quell'altro, il medico chi è? È nulla. Infine il rapporto con la gente, è il più importante. Vedi, io poco fa ho chiuso con quel pizzico di Dio sulla, perché voleva dire anche capire la gente. Che oggi noi abbiamo l'obbligo di capire la gente, perché la gente oggi è malata della società in cui vive. La società in cui viviamo è in crisi, ma è una crisi tale che sta povera gente non sa più a chi rivolgersi. Pensate agli 11 milioni di depressi ansiosi. E sono la crisi della società porta questo, e il medico deve capirlo. Deve capirlo che vale più una carezza sulla fronte che una scatola di farmaci. Però devono far sì che noi non stiamo tutto il giorno a scrivere. E la burocrazia del medico è diventata la disgrazia più grossa della medicina italiana. E lasciateli fare i medici e non rompete l'anima. È l'ora di finirla. Non hanno il tempo di parlare con la gente. Lasciateli questo tempo. Vedrete che i medici vi seguiranno. Grazie. D'accordo. E io ti manderò le mie risposte a questo documento eccezionale. Grazie, grazie. No. Professor Guzzanti, adesso tocca proprio a lei. Lei si è già espresso perché conosceva la bozza ieri, in quella bellissima parentesi che abbiamo fatto nei gruppi di lavoro. Però magari vuole darne un'ulteriore valutazione, così. Prego. Ecco, il professor Guzzanti è l'uomo dell'emergenza, io me lo ricordo, anche a Torino, scandalo d'asso se non sbaglio, Molinette, arriva il professor Guzzanti, salvatore della patria. Con il sottufficiale della Guardia di Finanza che mi viene a salutare e dice stia tranquillo che abbiamo eliminato ogni intercettazione ambientale. E io ho risposto, e perché non ce l'ha lasciata? Tanto per me era uguale. Allora, il documento è importantissimo nel suo significato, diciamo, direi etico. La professione medica non si è spaccata in sigle, sottosigle, eccetera, ma si è riunita intorno a un progetto comune della professione medica. Gli ordini e la FNOM hanno finito di essere un qualche cosa di semicorporativo per essere invece un elemento propulsivo e propositivo, e questa è una cosa straordinaria, la migliore che si potesse fare in questo momento in cui il Servizio Sanitario Nazionale può essere messo in difficoltà. E la centralità della persona assistita, che è al cuore del sistema, è colpita duramente dallo scandalo attuale.
Ricordatevi, l'ho detto ieri, il governo clinico in Inghilterra è nato a seguito di scandali accaduti in Inghilterra gravissimi, a Bristol, a Liverpool, in un medico di base, Shipman, che ha fatto morire 236 persone. E di lì è nato il fatto, basta autoregolazione, ora ci pensiamo noi. A questo punto però devo dire, facendo qualche flashback, cara Norina, nel 1993, governo Amato, mi vede arrivare una lettera come componente rappresentante del Presidente del Consiglio nella commissione per l'albo unico dei direttori generali. Ha esaminato il curriculum, ho preso carta e penna e ho scritto una cosa in cui dicevo: che stiamo a fare? Qui non c'è formazione, questi curricula sono ridicoli. Ho detto: cari colleghi, o la firma il Presidente per tutti noi, o se non la firmo io la mando al Ministro. Il Presidente, che era Pasquale De Lisa, attuale Presidente del TAR del Lazio, l'ha firmata e c'era scritto appunto che ci voleva la formazione dei direttori generali. Una scuola che non c'è, e citavamo il fatto che nel 93 ricorrevano i 60 anni dell'American College of Executive Healthcare Organization, quindi praticamente siamo lontanissimi. Mentre per la formazione manageriale dei medici si è raggiunto un accordo di Stato-Regioni per renderle, come dire, compatibili fra le regioni, sui territori generali ancora siamo lontani. Secondo punto, è sicuro che ancora ci debba essere solo il direttore generale o è finita l'emergenza e come in tutti i paesi del mondo c'è il delegato, l'amministratore delegato in un consiglio di amministrazione? Quale altro paese ce li ha? Tutti ce li hanno, tutti, tutti. Il board, il trust board in Inghilterra è normale, come il board of trustees dove ha lavorato Ignazio Marino è normalissimo. Poi c'è il CEO, Chief Executive Officer, che però non risponde. E lì poi c'è, in Inghilterra c'è il Medical Director, che l'hanno riscoperto dopo aver tenuto sotto il tappeto per tanti anni la dirigenza medica, il Medical Director e i direttori dei dipartimenti. Ed ecco un punto, i DRG, la colpa dei DRG, ma nemmeno per sogno. I DRG, sui quali avevo studiato per tanto tempo, e Narina lo sa, sapevamo tutti che non dovevamo immetterli improvvisamente, ma in Italia si usa così, le riforme si fanno buttando uno in piscina per vedere se impara a nuotare. E allora così noi nel 95 dopo averlo criticato, mi sono ritrovato a gestire la finanziaria per il 96 che li introduceva dal 1 gennaio. Ho dovuto dare le linee guida dove dicevo come si dovevano applicare, ma dicevo anche che occorreva nei dipartimenti e l'audit clinico. E che veniamo a un punto, ah no, ma noi risolviamo tutto con l'accreditamento. Intanto vorrei dire, ma Ignazio lo sa, l'accreditamento è figlio dell'American College of Surgeons, della professione. Le cinque regole fondamentali del 1919 hanno guidato fino al 52 la professione medica a portare la qualità negli ospedali ed attraverso un modello che si chiama l'audit clinico, e le qualità lì si diceva etiche e comportamentali, arrivando fino al punto di dire è proibito il comparaggio, perché le diceva deficient of fees, che sarebbe il comparaggio, tu mi dai i soldi e ti mandi i malati e così via. Quello c'era scritto. L'accreditamento è importante, ma non è risolutivo, perché ti dà tutte le regole per dire che qualora tutto questo c'è, dovrebbe funzionare. E infatti il governo degli Stati Uniti ha criticato la Joint Commission, il Presidente ha risposto, ma quello che fanno i medici in prima linea non è mia competenza. Ed ecco il punto, ma perché andiamo cercando di capire una nuova legge che debba definire chi è il medico? Scusate, chi firma le cartelle cliniche? Chi firma la SDO? Chi firma quella che sarà ormai inevitabile, la scheda ambulatoriale? Visto che c'è il decreto legislativo 2007 sulla ricerca che prevede che la ricerca ambulatoriale e quindi la scheda ambulatoriale, chi certifica? Il medico è chiaro quello che è. Il fatto è che con le altre professioni dobbiamo vivere in simbiosi, perché la medicina moderna è fatta in team,
Non siamo stati formati per quello, ma quel ponte è il terzo dei documenti dell'Institute of Medicine, è il Professionals Education, a Bridge to Quality, e dice: nella vita pratica noi lavoriamo in team, non siamo stati però educati a lavorare in team, ed è quello che dobbiamo fare. Allora noi vogliamo sì il servizio sanitario equo e solidale, ma anche sicuro, colto, efficiente e soprattutto centrato sulla persona assistita, né cliente, né utente, né paziente, persona assistita che viene da noi. L'incompiuta del Servizio Sanitario Nazionale è la medicina del territorio, e qui è ora noi che mettiamo tutti in chiaro che il paese più vecchio d'Europa, uno dei più vecchi del mondo, è poverissimo di assistenza domiciliare residenziale. Mancato abbiamo più posti residenziali, 270.000, che ospedalieri, 260.000. Le residenze sono ancora per sotto perlomeno di 50-60.000 posti, perlomeno. L'assistenza domiciliare sta a zero, i numeri è un conto nullo. I numeri che ci sono, che già sono poveri, 2 poco più per cento, poi riferiti agli anziani. Ma l'assistenza domiciliare mica si fa solo agli anziani. Il sistema tedesco della long term care ha messo in chiaro almeno il 20% delle persone non autosufficienti non hanno per niente 65 anni e oltre, stanno prima, perché noi dimentichiamo che ci sono i disabili e le persone con disabilità dallo sviluppo che oggi vivono molto di più. Quindi direi che questo documento è servito e faremo alcune eventuali osservazioni. Per esempio, io dico no a un'agenzia unica privata indipendente della ricerca, perché poi ricerca biomedica, ricerca per la salute, che è la quale copre tutto, c'entrano tutte le professioni e tutte le culture. Esempio, Ivan Feicchi e io abbiamo una differente formazione culturale, ma un identico modo di arrivare allo stesso risultato. Per esempio, noi medici chiamiamo fattori di rischio quello che gli economisti, diciamo, i sociologi e gli altri chiamano invece determinanti della salute. Ma sempre la stessa cosa, ci dobbiamo capire, ma la ricerca, qualora andasse a finire in un soggetto terzo, la ricerca del Servizio Sanitario Nazionale, perché sono nati gli IRCS? Per la ricerca nel campo della salute. Edere oggi degenerata e l'impact factor non è l'unico modo per giudicarlo, caro Marino, non lo è. Se parliamo di impact factor, io personalmente, che da 40 anni lavoro sui dipartimenti, che in Italia ho introdotto la dei surgery, che abbiamo creato insieme il sistema che funziona del 118 nazionale, avrei forse 0,1 altra ricerca. Dobbiamo capire che le cose che vanno fatte devono avere un impatto reale. L'impact factor è l'impatto sulla salute degli italiani, quello è quello che conta. Il documento comunque ci guida, noi possiamo perfezionarlo, tutti portare un contributo, però vi ringrazio davvero perché dopo 64 anni di laurea mi sento soddisfatto e dico guarda questa longevità, questa tigna ce l'ho messa per vedere compiuto una serie di cose e questa è una di queste. Sia lì professore, sia qua, venga qua. Mm-hmm.
non sono Vasco Rossi. Ho fatto sempre una vita spericolata, ma con un solo obiettivo, il vostro. Perciò grazie dell'applauso, ma per voi. Non sarà Vasco Rossi, ma è tutto meno che lento, è rock, direi, no?